Buonasera, benvenuti su AP Web Radio. Questa sera in collegamento da Milano Gianandrea Rizzo. Ciao Gianandrea, buonasera, come stai? Namaste, namaste. Bene, bene, tu come stai, Paolo? Bene, bene, grazie. Questa sera siamo forse qualche secondo in ritardo, però come mi insegni tu, il tempo è relativo. Esattamente. Quindi. E di tempo parleremo anche questa sera. Come si dice, c'è un detto che dice che il tempo guarisce le ferite, è una buona serata per parlare di ferite e di tempo. E bene, bene, bene. Questo è l'argomento di questa sera. Guarda caso, dimmi. Guarda caso, l'argomento di questa sera era il tempo e noi ci siamo proprio presi all'ultimo istante. Esattamente, uno aspettava l'altro e l'altro aspettava sì. Uno. Aspettavamo, però ci siamo incontrati esattamente sullo scadere del tempo limite ed è per quello che abbiamo qualche minuto di ritardo perché abbiamo dovuto sistemare due cose tecniche, però ci siamo. Sì. E andiamo. Questo è l'importante. Prego Gianandrea, a te la puntata. Io adesso tra un attimo spunto perché sto settando il tutto per spuntare anch'io. Ok, e infatti ti aspetto e ti voglio vedere. Questo, così te lo dico anche in anteprima, visto che come al solito noi non prepariamo nulla ma andiamo un po' a braccio, questa sera vorrebbe essere la serata introduttiva poi di una serie di puntate. In realtà ne volevo fare cinque su quelle che sono considerate le ferite. Eccoti qua, in tutto il tuo splendore. Col giubbottino, perché non so, lì ci saranno 3 gradi, ma qua da me ce ne sono meno 4. Ah beh, insomma, siamo quasi vicini, qua ce n'erano meno 5 un po' di tempo, cioè qualche ora fa eravamo su quella linea lì, meno 3, meno 4, meno 5, insomma, va giù, scende. È la temperatura dell'inverno. È giusto così. Ti stavo anticipando che l'idea è quella di parlare delle 5 ferite principali che comandano un po' le nostre scelte da adulti, le 5 ferite infantili, chiamiamole così, quelle che si creano, quelle che creano degli schemi, quelle che si formano durante la prima fase della nostra vita e che ci accompagnano un po' poi per tutta la vita. È interessante per due motivi. Diventa interessante perché sono ferite che si formano da bambini e il bambino è un po' lo specchio e il riflesso di quello che è l'adulto. E quindi è importante dal mio punto di vista, saranno delle puntate importanti perché sono delle ferite che riguardano noi direttamente, ma nello stesso momento riguardano anche qualora ci fossero dei bambini, dei figli o anche dei figli adulti. Quindi trasversalmente li possiamo trovare un po' in tutte le età e addirittura si può rivedere una proiezione di queste ferite anche nella fase più adulta, quindi per gli anziani più matura, quindi possiamo capire come corrispondere, come parlare, come trattare sia i bambini, come trattare noi stessi e poi come trattare le persone a noi vicine, anziane. Riconoscendo le ferite, qual è lo scopo di questo incontro di oggi che parla del tempo e poi dei prossimi 5 incontri che parleranno delle ferite? L'obiettivo è proprio quello di riconoscere, quindi profilare una caratteristica nostra. Le ferite tendenzialmente le abbiamo tutte e 5, alcune sono più evidenti e sono quelle che ci lasciano, ci fanno un po' da guida, un po' da bussola. Tracciare quindi un profilo di queste che sono le nostre ferite, riconoscerle ed entrare in consapevolezza, perché quando abbiamo consapevolezza possiamo tranquillamente poi affrontare queste cose e alle volte risolverle. Alcune te ne cito qualcuna, che è la ferita d'abbandono, che è la più classica, è la ferita da tradimento. Sono tutte cose che i bambini subiscono, sentono nel momento in cui cominciano a diventare grandi e quindi anche psicologicamente cominciano a staccarsi dal nucleo familiare e quindi ricercare una loro identità. E queste 5 ferite ci danno la possibilità di raddrizzare un po' il tiro,
riconoscendole da adulti, ma adesso approfondiremo proprio in questa puntata il come avvengono, come si formano, come si muovono, riconoscendole possiamo guarirle. Si chiamano ferite proprio per quello, perché rimangono aperte nel tempo e quindi abbiamo la possibilità di guarirle. Quindi sarà un ciclo di puntate, dal mio punto di vista, molto, molto, molto interessanti. E quindi sarà poi nelle prossime 5 puntate avremo la possibilità di vederne una per una e poi eventualmente confrontarci anche con le persone a casa, che saluto, che abbraccio, come faccio sempre di solito. Sì, se vuoi ti dico chi sono. C'è Cristina, che ha un cognome abbastanza complicato. Aiutami tu, Gian Andrea, per favore. Sì, no, la conosco come Cristina, per Cristina, cui leggere. Ok, va bene, Cristina. Poi c'è Annalisa De Piano, Rosalba Tocco, ciao Rosalba. Poi c'è Angelica Fechete, giusto? Esatto. Poi c'è Silvia Di Santo, Roberta Piffanelli, Loredana Buccheri, Leonardo Doveri e poi piano piano. Questi sono quelli che hanno salutato, però momentaneamente sono collegati in 12, quindi buonasera a tutti. Piano piano arriveranno anche gli altri, buonasera a tutti. Non l'abbiamo neanche pubblicizzata in realtà questa puntata. No, io quindi... sì, sul sito www.apwebradiosocialtv.it. Tu sei stato più previdente. Va bene, fatto questo cappello introduttivo, chiedo sempre anche di condividere anche questa diretta, perché può arrivare a qualcuno che si sta facendo delle domande ma non ha delle risposte. O può avere degli spunti di riflessione. E io ho detto questo, secondo me, la cosa migliore che possiamo fare in questo momento, caro Paolo, è agevolare la sigla. Che ne pensi? Benissimo, e allora sigla! Eccoci. Namaste, bentornati. Allora, voglio iniziare con una citazione. Sant'Agostino di Ippona, parliamo del 354 dopo Cristo, quindi 300 anni dopo la nascita di Cristo. Sant'Agostino, un filosofo molto importante, perché ha un po' fatto da spartiacque, e dice una cosa interessante. Dice: il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve ancora essere, e il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro. Da lui questa riflessione nasce dalla domanda di che cosa era il tempo prima della creazione, perché il tempo, come sai, come sappiamo, ha un inizio nel momento in cui avviene un evento e per la nostra vita, per la nostra quotidianità, termina quando questo evento, chiamato vita per quanto ci riguarda, termina. E allora si chiedeva che cosa fosse il tempo prima della creazione, cioè Dio dove stava, e ha fatto questo tipo di ragionamento. Questa è filosofia, quindi non entriamo in questo meccanismo, magari lo potremo affrontare in un altro momento. Però, come tu sai, e come ci ripetiamo spesso, il tempo è
come lo definisce lui, è un istante di separazione tra passato e futuro. Quindi le mie parole stanno già diventando passato, quelle che sono nella mia mente, che si stanno formando e stanno formando la frase, sono proiettate nel futuro. Quello che il mondo olistico consiglia anche nelle meditazioni è il qui e ora, che è il momento più importante del momento reale. Per quanto riguarda la vita invece quotidiana dell'essere umano, ha necessità di essere scandita dal tempo, il tempo che passiamo insieme, il tempo scandito dall'orologio per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda gli impegni. Allora, il tempo fa sì che vi sia una stratificazione multipla, è proprio questo il tempo, nella fascia di età, e quindi noi cresciamo attraverso anche tutta una serie di esperienze che vanno, come ti dicevo, a stratificarsi l'una sull'altra. Partiamo da una situazione che è quella infantile, dove, e molte delle persone che stanno seguendo lo sanno e mi daranno anche ragione, dove veniamo educati in una certa maniera. Quindi abbiamo una parte che è caratteriale, è una parte che viene acquisita da una serie di, per esempio, chi crede nella reincarnazione, ci portiamo dietro una serie di esperienze delle vite precedenti, che si dice, dicono gli studiosi, dicono anche i filosofi antichi, sono disegnate, sono strutturate nel nostro DNA. E poi iniziamo a formarci già dal ventre materno con delle caratteristiche che definiscono la nostra personalità. Come tu sai, avendo anche una sorella, e poi non so se hai anche, che saluto anche Luciana, ciao, ovunque tu sia, e non so se hai anche altri fratelli o sorelle, però tendenzialmente hanno una base comune, ma poi si differenziano caratterialmente o con la personalità l'uno dall'altro. Quindi puoi trovare all'interno della famiglia due persone che la pensano in maniera completamente differente. Diciamo che la personalità è quella che definisce poi il carattere è fatto un po' dall'esperienza. Cito questo esempio abbastanza di frequente, che è quello che all'interno di una famiglia dove ci può essere un padre che ha un'esperienza di alcolista, da una parte ci può essere un figlio che anch'esso diventa alcolista, dall'altra parte ci può essere un figlio che studia invece per poter supportare e creare qualche cosa che vada in aiuto di quelli che possono essere gli alcolisti. Quindi sono due esperienze uguali che creano due situazioni, due caratteri differenti. Cosa interessa a noi nello specifico? Io faccio, come sai, porto molta di quella che è l'esperienza che faccio con i miei clienti e quindi nello studio o per i trattamenti che faccio online. Il bambino nasce con una, è un po' come un foglio bianco sul quale poi vengono scritte le varie esperienze che gli permettono di crescere. Ha a che fare con delle situazioni familiari che lo formano. Bisogna capire che il bambino, fino a una certa età, quindi fino a quando non si confronta, non è autonomo e non si confronta con il mondo esterno, tutto ciò che vede e che acquisisce è ciò che gli arriva dalla parte genitoriale. E alle volte il filtro che utilizza il bambino non ha gli strumenti per poter analizzare le informazioni che gli arrivano. E allora rimane in qualche modo ferito. Ecco da dove nascono queste cinque ferite di cui abbiamo parlato in presigla, importanti e che definiscono poi quelle che sono le scelte nella vita. Queste cinque ferite si formano nella prima fase, fino ai 7 anni, e rimangono però, perché il tempo, ed è per quello che ho voluto iniziare citando Sant'Agostino, il tempo in realtà, che è una percezione dell'anima, come dice Sant'Agostino, e quindi il tempo come viene considerato quello dell'orologio non esiste secondo Sant'Agostino, ma il tempo
rapportato quelle che sono le esperienze dell'anima, si sovrastruttura, quindi è come se facesse degli strati, uno sopra l'altro, mettiamo di vedere dei wafer, no? Uno sopra l'altro. Oppure le stratificazioni che si vedono spesso e volentieri quando i geologi nelle trasmissioni televisive fanno vedere uno spaccato della montagna. Il problema è quello che le parti più basse, quindi ciò che si riferisce alla nostra infanzia, viene compresso e viene schiacciato e quindi tende ad andare a sparire. In realtà è stato provato che noi abbiamo il bambino interiore che rimane con noi e che rimane, non avendo strumenti per elaborare quelle che sono state le ferite, rimane con quelle ferite che si ripresentano nel momento in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni. Perché? Perché il percorso che conosciamo, perché l'esperienza ci ha portato a conoscere solo esclusivamente una modalità di decisione, quindi facciamo fatica a uscire da quei binari. È un po' come se fossimo su un treno che ci accompagna verso una stazione e prendiamo quel treno perché sappiamo che andrà sicuramente in quella stazione. Qual è l'opportunità che abbiamo? L'opportunità che abbiamo è, conoscendo queste ferite, e sono molto semplici, sono cinque ma sono molto importanti, prendiamo consapevolezza su quello che è il nostro percorso di vita. Quindi, quando spesso ci ripetiamo, mi capita sempre di incontrare lo stesso tipo di persona, mi capita sempre di avere le stesse esperienze sul lavoro, quando le nostre frasi sono orientate sul fatto che ne so, ci sentiamo abbandonati, veniamo sempre lasciati, allora questi sono degli schemi che si rifanno a queste cinque ferite. Conoscerle ci dà l'opportunità di elaborarle capendo e soprattutto facendo capire al bambino interiore che è là nascosto, che è compresso sotto queste esperienze che non ha capito, ci dà la possibilità di venire fuori, di cambiare la direzione di ciò che non ci piace, quindi direzionarci verso un altro territorio, verso un altro tipo di esperienza e quindi cambiare anche l'atteggiamento verso ciò che ci accade. È un po' il concetto di quello che vorrebbe essere la legge dell'attrazione, cioè se penso in maniera diversa riesco ad ottenere dei risultati che sono diversi rispetto a quelli che quotidianamente io percorro, e esperienze con le quali quotidianamente ho a che fare e dalle quali non riesco a uscire. Quindi la consapevolezza e la conoscenza di queste esperienze, di queste cinque ferite, ci permettono di andare a parlare con il bambino o la bambina interiore che è rimasta ancorata a quelle emozioni, a quei sentimenti che non ha potuto elaborare. Non ci dimentichiamo che i genitori hanno un ruolo molto importante perché rappresentano la proiezione del mondo per quanto riguarda il bambino. Il bambino conosce il mondo attraverso i genitori, attraverso il comportamento soprattutto dei genitori. I bambini, sebbene sembrino distratti alle volte, sono molto attenti alla gestualità e quindi tendono ad assomigliare o a imitare, quindi la prima fase, la fase dell'imitazione, il genitore che vedono più come un eroe che come un genitore a tutti gli effetti. Quindi tendono ad assumerne atteggiamenti, tendono ad assumerne modi, movenze, modi di muoversi, e questo lascia lo spazio al fattore caratteriale che si infila, insomma, in questa maniera del bambino di scimmiottare un po' quello che è il genitore, che è il genitore che ritiene essere il genitore punto di riferimento. Quindi è importante capire che in fase evolutiva parte dei genitori rimane dentro di noi, quindi abbiamo una parte materna, una parte paterna, e spesso e volentieri quello che rimane dentro di noi e ci ferisce e quindi guida un po' le nostre scelte, ciò che non ci piace del genitore.
ciò che vorremmo elaborare, ma non abbiamo gli strumenti per elaborarlo. E questo chiaramente impatta sia sull'adulto, ma anche su poi la persona anziana che lascia andare un po' gli ormeggi, no? Tende a non controllare più la vita, tende a farla scorrere un po'. Finché abbiamo la possibilità e l'opportunità di elaborare queste ferite, abbiamo l'opportunità di scegliere. Perché? Perché una volta che elaboriamo queste ferite e sono cicatrizzate, non abbiamo più, proprio come una ferita fisica, non abbiamo più il blocco, non abbiamo più il cedere a queste ferite, ma ci assumiamo la responsabilità delle decisioni che andiamo a prendere. Le ferite, la notizia, chiamiamola cattiva, è che abbiamo tutti le ferite, chi più chi meno, tutte e cinque sono presenti e si ripresentano nella nostra vita. La bella notizia è che tutto può cambiare, quindi possiamo andare in elaborazione di queste ferite attraverso vari metodi. Io utilizzo la visualizzazione, utilizzo la regressione. Utilizzo la meditazione, accompagno le persone a visualizzare, a rendersi conto che ci sono, che queste ferite sono coloro che decidono, anche se inconsciamente nella fase adulta non abbiamo, ci sembra di non avere una risposta e di essere un po' in balia di questi percorsi di vita che un po' ci provano, ci mettono alla prova e come una lezione, finché non impariamo a riconoscerle, non possiamo superarle. Ed è importante perché il superamento di queste ferite, la guarigione di queste ferite, ci dà la possibilità di tornare al centro della nostra vita, che è il senso vero di vivere una vita di base serena e di avere anche degli spunti di felicità. E queste ferite sono in quel 90% della nostra parte sommersa, che si chiama inconscio, e che decide per noi. Noi crediamo di decidere alle volte, ma ci sentiamo attratti verso le cose che conosciamo. Questo è chiaro. E le cose che conosciamo alle volte sono quelle che ci hanno fatto più male, che ci hanno segnato di più. E quindi siamo attratti verso le cose che ci danno, che ci hanno fatto più danno. E questo quindi ci porta ad avere delle situazioni ulteriormente dannose che rafforzano e rinforzano il concetto di danno. Fino a qua tutto a posto? Tutto appostissimo, io non ci sono perché voglio che le persone si concentrino, perché io che faccio? Rispondo ai messaggi, mi muovo, quindi posso creare disturbi. Però intanto volevo dirti che io ho due sorelle, ho Luciana che conosci benissimo e poi c'è Eleonora. Eleonora che vive in Germania perché lei è infermiera, quindi lavora in Germania. Eleonora tra l'altro sta scrivendo in chat perché ti ha detto Gian Andrea, dice, ci sono anche io e ha fatto così con le dita perché... ci sta Ora seguendo. lo so per dire Eleonora, ma Paolo non mi racconta le sue. Sì, Ma non ne abbiamo infatti. mai parlato in realtà, non ne abbiamo mai E parlato. poi niente, questa questione del tempo è una questione antica, è antica e nasce secondo me insieme all'uomo, perché come hai detto tu una puntata l'anno scorso, il tempo nasce con l'uomo. Cioè nell'istante in cui siamo concepiti inizia l'orologio a scorrere, perché il tempo è legato alla fisicità, è legato all'uomo, è legato alla terra, è legato a questa dimensione. Scusate. Per cui È legato ai cicli lunari. ai cicli, il tempo è fondamentale, direi, anche se potrebbe anche essere banale, perché la cosa che ci fa capire che sta trascorrendo il tempo non è altro che appunto il ciclo lunare, ovvero il fatto che spunta il sole e poi il sole va via. Quindi questa cosa ci indica due cose: uno, che ci muoviamo, quindi che la Terra si muove, e poi la seconda cosa è questa convenzione, perché è una convenzione quella del tempo, che ci aiuta in sostanza a vivere sostanzialmente. Però quello che mi chiedo io, realmente il tempo è così importante.
Allora, il tempo scandisce quella che è la nostra vita, la nostra quotidianità, no? Abbiamo bisogno di un punto di riferimento. È un po', ti faccio un esempio che ti sarà capitato, qui capita alle volte quando riasfaltano le strade e ancora non hanno fatto il segna, non hanno segnato a terra, le righe, vedi le persone che sbandano un po'. L'essere umano ha sempre bisogno di punti di riferimento, nasce con punti di riferimento. I genitori, come ti dicevo, sono punti di riferimento. Poi i punti di riferimento si spostano, diventano i cantanti, diventano i supereroi, poi diventano i compagni di classe, poi diventano gli amici, poi diventano i fidanzatini e le fidanzatine. Abbiamo sempre bisogno di punti di riferimento perché ci danno il senso della misura. È un po' come avere due occhi che ci danno il senso della profondità, o due orecchie che ci danno il senso anche dello spazio intorno a noi, no? Quindi del tempo ne abbiamo necessità. E come lo gestiamo questo tempo? La differenza è sostanzialmente questa, perché il tempo scorre a cicli, è molto ciclico quello che conosciamo, no? Poi, come abbiamo detto nella puntata dell'anno scorso, ti vedo molto attento e questo mi fa piacere, perché ti ricordi la puntata nella quale abbiamo parlato dei vari tipi di tempo secondo la cultura greca antica. Il tempo ha questa ciclicità. Spesso, come sai, gli antichi utilizzavano le stagioni come tempo per scandire proprio le coltivazioni, le esondazioni dei fiumi, che sono stati i primi che hanno accolto le popolazioni che all'inizio erano agricole. Erano di taglio agricolo. Però oggi c'è più necessità di recuperare il nostro tempo. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, sicuramente. Il tempo è il bene che noi possiamo impiegare. Il tempo, come tu sai, da una parte viene pagato con uno stipendio, quindi il tempo che dedichiamo a un lavoro si trasforma in denaro. Il tempo che doniamo a qualcuno può trasformarsi anche in una sorta di guarigione, diciamo così, no? Il tempo è una risorsa molto, molto, molto importante. Dobbiamo imparare a gestirlo. Perché, che so, io sentivo uno psicologo, si chiama Recalcati, Massimo Recalcati, lui ha scritto 57 libri. E una persona giovane, non è anziano, Ha però ha già avuto, scritto 57. diciamo che ha avuto il tempo di scrivere 57 libri. E lui spiegava questo, diceva: io mi alzo alle 5 del mattino e dopo aver fatto colazione, aver fatto meditazione, aver fatto le mie cose, occupo 4 ore del mio tempo sempre a scrivere e a preparare la giornata. Poi, quando sono le 10, vado in studio e comincio a seguire i miei pazienti. Quella è un'ottimizzazione del tempo, perché ci sono persone che 57 libri non li scriveranno in 3 vite. Lui ha trovato come ottimizzare il suo tempo. Quindi è importante non tanto il concetto del tempo in se stesso, ma è importante come noi lo impieghiamo e come noi lo investiamo. Si possono fare molte cose col tempo. E il tempo scandisce un po' anche la nostra quotidianità, i nostri appuntamenti, i nostri sentimenti anche. Perché quando ti parlo delle ferite dell'infanzia, il tempo segna queste che sono le emozioni che noi accumuliamo nel tempo. Poi una cosa curiosa che a me piace molto è vedere lo scorrere del tempo nelle fotografie. Sai che si fa spesso quel gioco dove si prende la fotografia della prima elementare, soprattutto nella fascia d'età mia, insomma, quando si passano i 50 anni, si prende la foto delle elementari e si dice: quale sono io tra questi 25 bambini? Perché una volta le classi erano 25, 27, erano classi enormi. Fai fatica a riconoscere, tu non sei più in realtà quello. Sai che c'era un filosofo antico che diceva, adesso leggo anche cosa dice Leo, lascialo lì che così almeno Sì. posso leggerlo,
C'era un filosofo che diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume perché non si è mai nemmeno lo stesso uomo. E come ci diciamo spesso, usciamo anche da questi incontri e da questi confronti delle persone diverse. Quindi non siamo più le persone che hanno iniziato questa trasmissione, ma saremo delle persone diverse. Questa evoluzione deve essere presente nella testa delle persone perché siamo sempre in movimento. Essere in movimento, e sai che io sono quello che vuole vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, essere in movimento ti dà l'opportunità di essere, se, di avere sempre delle opportunità per cambiare il tuo percorso. Non siamo su un treno in corsa senza macchinista, ma siamo su un treno che guidiamo noi. E quindi possiamo direzionarlo, abbiamo la possibilità, abbiamo degli scambi, non sono due rotaie che vanno avanti fino all'infinito. È chiaro che se sappiamo dove andare e sappiamo da dove veniamo, abbiamo la possibilità di guidare la nostra vita. Spesso e volentieri ci abbandoniamo, rimaniamo in balia di quelli che sono gli eventi della vita. In realtà, più consapevolezza abbiamo su quelle che sono state le nostre ferite dell'infanzia e su quelle che e come lavorano sulle nostre decisioni, più abbiamo la possibilità di guidare. Quindi riconoscere che quella reazione che abbiamo è in funzione di una ferita. E io questo porto e faccio come esperienza, porto le persone a confrontarsi con questo tipo di ferita nei percorsi, nelle meditazioni, nelle regressioni che faccio quotidianamente con molte delle persone, qualcuna la conosce anche tu, con molte delle persone che vogliono capire e che vogliono essere accompagnate proprio in questa decisione. Ed è importante perché questo fa sì che la nostra vita sia veramente in mano nostra. La legge dell'attrazione, famosa legge dell'attrazione, dice, cerca di spiegare, poi io ho un'altra mia teoria, ma ne parleremo magari un'altra volta. La legge dell'attrazione cerca di spiegare che se decidiamo in maniera consapevole e in maniera decisa, abbiamo la possibilità di attrarre ciò che vogliamo. Ma per attrarre ciò che vogliamo, dobbiamo prima guarire quello che invece ci di raggiungere quello che vogliamo. Vediamo cosa dice Leo. Tu naturalmente quando vuoi esprimere il tuo pensiero, Paolo, siamo qua. Che dice Leo? Scusa la mia ignorantità, ma per superare queste ferite un soggetto affronta una delle tecniche che hai descritto in base ad un'analisi della persona. Esattamente, Leo. Cioè, queste ferite, queste cinque ferite delineano cinque schemi principali. Poi vi dico anche, completo un po' il discorso sulle caratteristiche della persona. Però delineano cinque atteggiamenti di base che ci portano a prendere delle decisioni. Una volta riconosciuti questi schemi e quindi fatta un'analisi della personalità, possiamo intervenire. La naturopatia, esattamente nella scienza dei fiori di Bach, che io adoro, che consiglio e che studio e che sto studiando, delinea che noi abbiamo i fiori di Bach, vabbè, per chi non li conosce, faccio una breve presentazione, sono 38 fiori, le cui caratteristiche sono corrispondenti a 38 delle nostre personalità, diciamola così, non è proprio esatto, quindi non vorrei che qualche naturopata mi correggesse, ma ne avrebbe ben ragione. Però diciamo che ognuno di noi è un fiore, a seconda delle caratteristiche. Però, siccome non siamo una cosa sola e ben definita, in tutte le discipline olistiche e in tutte le filosofie orientali e così, c'è sempre la trinità, c'è sempre il numero tre che è presente, no? E noi abbiamo un fiore principale chiamato fiore centrale, che siamo noi, e poi abbiamo degli altri due fiori, parte degli altri due fiori, che sono i nostri genitori, fiore paterno e fiore materno. Quindi noi siamo un po' in qualche modo un minestrone, perché abbiamo parte anche dei nostri antenati, che hanno a loro volta educato i nostri genitori o i nostri nonni o i nostri bisnonni. Quindi siamo un po' un minestrone di esperienze,
un po' un minestrone di schemi educativi. Questo ci porta a prendere le esperienze che sono state fatte anche nel passato, proiettarle nel momento presente e conformarle al momento presente. Quindi, che ne so, un'esperienza educativa di un bisnonno, dove non c'erano strumenti come ci sono oggi, noi possiamo ritrovarla nei nostri atteggiamenti, perché siamo anche quello, perché il nostro DNA ha anche una parte di quelli che sono stati i nostri avi, quindi di tutta la linea genealogica. La consapevolezza, che è una parola che viene utilizzata molto oggi, ma la consapevolezza e l'acquisizione del tempo, come si diceva, ci dà la possibilità di cambiare un po' le regole del gioco e quindi ci dà la possibilità di intervenire sulla nostra quotidianità per renderla migliore. Perché quello che è alla fine lo scopo della nostra vita è quella, questa parentesi. Leggevo oggi una frase attribuita a Robbie Williams, l'attore, che diceva: se passate per la mia tomba, troverete due numeri e un trattino centrale. Ecco, soffermatevi su quel trattino centrale tra i due numeri, perché quella è la vita. Quindi tutto ciò che dobbiamo cercare di fare, lui purtroppo per come è finito non è stato un esempio, ma per quello che ha fatto, che ha portato con tutti i film che ha fatto, è stato un grande esempio, questo è il mio punto di vista. Tutto quello che ci interessa è quel trattino che c'è tra le due date, parlando del tempo, quindi la data della nascita e la data della morte. Quel trattino rappresenta la vita. E il nostro dovere, e sottolineo dovere, ma anche piacere, è quello di rendere quel trattino il più bello, il più felice, il più sereno possibile per noi e per le altre persone. Come si fa? Avevamo forse parlato anche in una puntata precedente del fatto che una persona può essere attiva o reattiva. Chi è attivo prende in mano la sua vita e ne fa un capolavoro, come diceva Giovanni Paolo II. Chi è reattivo aspetta che succeda qualcosa e poi decide che cosa fare. È chiaro che per essere attivi bisogna guardarsi dentro. Finché ci hanno tenuto la mano i genitori, finché ci hanno accompagnato. Sai, io dico che si diventa grandi nel momento in cui si comincia a pagare la prima bolletta. Quando cominci a pagare la prima bolletta ti accorgi che sei nel mondo degli adulti. Finché le bollette le pagano i genitori, non sei certo nel mondo degli adulti. E quindi quando cominci a pagare la prima bolletta, luce, gas e telefono, cominci a capire che forse sono entrato nel mondo degli adulti. E si fa un po', si vive un po' di inerzia, per cui per quello che sono state gli schemi e l'educazione dei genitori. Invece possiamo rendere la vita veramente un capolavoro, possiamo renderla veramente qualcosa di diverso, prendendo in mano queste due cose: le esperienze del passato e capire dove ancora ci fanno male, dove ancora ci fanno scattare, dove ci fanno reagire, dove ci fanno imbestialire, e quella è una ferita perché vuol dire che fa ancora male. E prendere in mano il tempo, che è una risorsa enorme, ed è una risorsa, un'opportunità enorme, perché non sappiamo quanto ne abbiamo. Una volta si diceva una cambiale, è una cosa a scadere. E mentre le scadenze sui formaggi o sugli yogurt sono ben scritti sopra, noi non ce l'abbiamo scritta la nostra scadenza. Allora è bello citare quella frase che diceva pensa, comportati come se dovessi morire domani, ma pensa come se dovessi essere eterno, perché il pensiero che si rifà un po' all'anima, l'anima è eterna. E ho perso questa scritta, ho perso il messaggio, se lo vuoi rimettere che così lo leggo, certo. Se è una domanda o se è una cosa che ritieni importante. E quindi il tempo in realtà come lo consideriamo noi non sappiamo quanto ne abbiamo ed è una risorsa meravigliosa. Allora occuparlo in parte a
per proiettarci in avanti e quindi per cercare quell'espansione che è necessaria, ma anche utilizzarlo per fare introspezione, è molto importante, perché ci dà l'opportunità di gettare dei ponti verso il futuro e non di rimanere, come dicevo prima, in balia di quelle che sono le decisioni dell'inconscio o le decisioni delle ferite che abbiamo ancora aperte e che ancora ci fanno male. Ricordiamoci sempre, questo è una caratteristica della parte fisica del nostro corpo, che quando un punto duole vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E quindi se non siamo equilibrati, centrati, siamo in relazione con gli altri in maniera serena, vuol dire che quella cosa ci fa male. Allora dobbiamo ringraziare in qualche modo la persona che ci sta stimolando in quel punto, cioè ci sta toccando quella ferita, perché vuol dire che lì abbiamo qualche cosa da mettere a posto. E siccome la salute mentale, animica e fisica è una sorta di dovere che dobbiamo al nostro corpo, che abitiamo, pensando che l'anima sia immortale, dobbiamo considerare anche che abbiamo un corpo che è mortale, quindi impiegare il nostro tempo per renderlo più bello, più armonico. Ecco, in realtà si tratta di armonia. Non ho comunque letto ancora di Leo, Silvia le rispondo subito, cara Silvia, ed è una nostra aficionados, Silvia. E introspezione vuol dire avere il coraggio, perché ci vuole il coraggio di guardarsi dentro. Io lo faccio, le persone mi chiedono una mano per poterlo vedere, perché magari essendo protagonisti della propria vita si fa fatica a vedere quali sono i limiti o quali sono le ferite, ma vuol dire guardarsi dentro e affrontare le cose che ci fanno paura. Perché, parlando sempre di tempo, poi arrivo a Leo, la paura è una proiezione nel futuro. Noi abbiamo paura di qualcosa che ancora non è avvenuto. E questa proiezione ci porta... nasce dalle esperienze passate. Questo è l'assurdo. Ci portiamo da esperienze passate, quindi da queste ferite, le paure che proiettiamo sul futuro. Stando nel qui e ora, centrati, consapevoli, abbiamo la possibilità di mettere a posto le cose del passato e non avere paura del futuro, perché nel momento in cui elaboriamo le esperienze del passato non possiamo avere paura di quello che ci accade, perché lo sappiamo noi come guidarlo. È esattamente come guidare un'automobile nella notte. Se noi abbiamo un navigatore, in questo caso chi si appoggia a me, sono io che gli faccio da navigatore. Se abbiamo un navigatore, anche se c'è nebbia, non abbiamo paura di uscire di strada. Se invece andiamo da soli e quindi non abbiamo un punto di riferimento e non abbiamo un punto di arrivo ben chiaro, rischiamo di uscire fuori di strada. Questa è l'introspezione. E avere il coraggio di guardarsi dentro e di capire che cosa non va, che cosa dobbiamo mettere a posto, quali sono le priorità per poter cambiare in meglio la nostra direzione. Torno a Leo. Grazie Gianandrea, grazie Paolo, meravigliosa spiegazione, mi piace moltissimo ascoltare ciò che estrapoli in ogni tua diretta. Immagino cosa possano essere le tue lezioni in presenza. Ti ringrazio Leo, io ti aspetto sempre, perché non siamo neanche troppo lontani e quindi presto ci vedremo in presenza. È un invito, perché più volte si è proposto. Diciamo che come dico sempre, come capita sempre, chi è all'ascolto non è casualmente all'ascolto. Lo è perché qualcosa gli risuona, se no cambierebbe canale, come si dice con la televisione. E quindi il mio compito è quello di ricordare alle persone le cose che hanno già dentro. E quindi ecco il perché si va a lavorare su questo discorso delle cinque ferite, perché sono già dentro di noi. E quindi il mio compito di facilitatore, il mio compito di coach, o come lo vogliamo chiamare, insomma le etichette non mi sono mai piaciute troppo, ma di operatore olistico,
è quello proprio di andare a evidenziare ciò che ancora fa male e tirarlo fuori, vederlo assieme e risolverlo. Ti posso citare situazioni dove, per esempio, sorrido perché non so se sono magari in diretta, ma chiaramente nomi non ne farò. Situazioni dove sistematicamente si sono presentate a me delle donne che incontravano sempre lo stesso tipo di uomo, con lo stesso schema, e loro si sentivano attratte da questo tipo di uomo e finiva sempre nella stessa maniera. Abbiamo capito quale fosse la ferita, abbiamo capito quale fosse lo schema, lo abbiamo elaborato assieme e adesso mi mandano le foto di coppie che stanno assolutamente bene. È un po' come quando parliamo che c'è, quando facciamo l'esempio del conflitto sul denaro, anche quello è o sul lavoro, anche quelle sono ferite precedenti, ferite dell'infanzia. E quindi una volta che vengono conosciute, una volta che vengono elaborate, cambia l'energia, perché noi siamo esseri come tu sai bene perché mi senti da tanto tempo dirlo, siamo esseri che vibriamo con energia e quindi attiriamo l'energia che buttiamo fuori. Quando noi cambiamo la nostra energia interiore, cambiano anche le cose che arrivano a noi. E quindi gente che aveva conflitti con il denaro, per esempio, e capendo qual era il meccanismo che li portava fuori strada, sono riusciti a rientrare e prendere delle decisioni differenti e quindi trovare un lavoro più piacevole. Persone che avevano conflitti con i genitori o con i parenti, capendo quale fosse la ferita che gli impediva di avere dei rapporti sereni, hanno ripreso dei rapporti sereni. Insomma, vanno a lavorare queste ferite in maniera negativa e una volta elaborate in maniera assolutamente positiva sulla quotidianità. Ed è quello che io che considero la mia missione, no? Quello di aiutare le persone a capirsi. Una delle tecniche che faccio si chiama tecnica d'ascolto. Oggi noi parliamo tanto e ascoltiamo poco. E io ne approfitto di queste dirette per parlare tanto. In realtà, quando sono con le persone, ascolto molto perché non siamo più abituati ad essere ascoltati. Quando ascolti in una tecnica d'ascolto, vengono fuori tante cose, vengono fuori tanti schemi che quando sei immerso nella tua vita non riesci a riconoscere, non riesci a vedere, non riesci a capire, non riesci a spiegarti. Invece con una tecnica d'ascolto hai la possibilità di entrare nelle stanze del cuore delle persone e capire che magari c'è da mettere a posto un po' la mobilia, da sistemare un po' queste stanze, fargli prendere aria. Fargli prendere luce, cambiare un po', magari togliere la tappezzeria e dargli una bella imbiancata, e le persone è come se avessero una ventata di fresco. E questo è fondamentale se vogliamo essere in centratura, se vogliamo essere sereni, se vogliamo essere nei rapporti con noi stessi principalmente. E poi con gli altri diversi. Non ci dimentichiamo mai che le persone ci fanno da specchio. E quindi se io ho una ferita, se io ho una paura, se io ho un'angoscia, se io ho un'ansia, il corpo la esprime. E se noi non riusciamo a capire quell'espressione a che cosa corrisponda, non ne possiamo venire fuori. L'esempio è un attacco di panico. L'attacco di panico arriva all'improvviso. Non c'è una consapevole motivazione per la quale l'attacco di panico parte, però ce n'è una inconscia e l'inconscio li lavora. Questo è un esempio classico, quello dell'attacco di panico, ma ce ne sono tante altre, anche ansie, paure. La paura, ho avuto delle persone che avevano paura nei rapporti con l'autorità. E quindi mi dicevano: io non faccio niente di male, ma appena vedo un vigile con la paletta in mano, dico adesso mi fermo e mi succede qualcosa e mi darà la multa.
Perché il conflitto nasceva con un conflitto dell'autorità paterna, per esempio. Quindi la struttura, la nostra struttura interna, ha dei blocchi, ha delle resistenze. E essendo fatti noi di energia, se questi blocchi, queste resistenze andiamo a guarirle, scorre molto di più tutto quanto, no? È un po' come un fiume che ha tante, tante deviazioni, tante ansie, così se tu riuscissi a fare una riga dritta, sarebbe assolutamente, scorre esattamente tutto senza nessun tipo di problema. Grazie Leo, io cerco, non, io non insegno, mi piace anche questa, mi piace precisare queste cose, gioco un po' anche sulle parole. Non c'è nulla che nessuno insegna niente a nessuno, in realtà, insegnante è anche giustamente un'etichetta dove, per quanto riguarda la scuola, la conoscenza di una persona, che in quel caso è l'insegnante, viene passata a un'altra. Il mio non è il ruolo di insegnare, il mio ruolo è quello di buttare luce su ciò che abbiamo in ombra dentro di noi, che è un po' diverso perché non porto consapevolezza, ma porto riscontro. Quindi faccio in maniera che le persone si accorgano e condividano con me, li accompagno nell'accorgersi e condividere con me quelle che sono le loro ferite e quindi i loro limiti, quello che gli impedisce di camminare sereni per la loro strada. Che dici? Uno dei miei due problemi, Soleo. Ma questo le dirette, ne approfitto per dire questo, per quello che dicevo all'inizio, condividete. Perché alle volte non serve andare nello specifico con una persona, serve una parola. E quindi quella parola può andare a toccare, a far risuonare il cuore delle persone. E non c'è bisogno di un indovino. Il nostro corpo, come tu sai, è un po' un mio slogan, la nostra biografia diventa la nostra biologia. Anche le sensazioni, anche le emozioni che viviamo, non riusciamo a viverle pienamente perché? Perché abbiamo tanti sensi di colpa dovuti all'educazione, dovuti agli schemi mentali, dovuti alle paure, dovuti alle fobie, a tantissime piccole cose che fanno dei blocchi, un po' come tanti piccoli mattoni che creano il muro che ci impedisce di andare oltre e di poter esprimere il nostro massimo potenziale. Invece noi questi mattoni li dobbiamo rimuovere, non dobbiamo buttare giù il muro, non dobbiamo fare un'azione violenta, ma dobbiamo riconoscere questi mattoni e smontare questo muro per poterci dare la possibilità di andare oltre quelle che sono le nostre ansie, le nostre paure, le nostre insicurezze. Noi, là dove riusciamo a essere follemente in equilibrio, permettimi questo termine, possiamo fare qualsiasi cosa. Come vedi, noi stiamo trasmettendo attraverso una piattaforma, che è un'invenzione, poi una scoperta dell'essere umano. Cosa che non, fino a 20 anni fa non era possibile che una persona in Sicilia potesse trasmettere ovunque, perché tu trasmetti in tutto il mondo con il tuo API web radio e in social TV. E trasmettendo in tutto il mondo arriviamo ovunque, stando a casa tranquillamente a casa nostra. Ed è un concetto che non era ammissibile 20 anni fa, no? Quindi la potenza della mente è limitata. I limiti ce li mettiamo noi e spesso i limiti sono i nostri schemi, i nostri schemi mentali. Se io parto dal presupposto che non riesco a fare una cosa, che non posso fare una cosa, sarà facile dire che non riesco a farla. Se invece mi metto in gioco, provo a cambiare la prospettiva, provo ad andare oltre lo schema mentale, oltre la ferita, allora si possono fare tante cose. E poi, come mi insegni tu, e poi ti lascio parlare, Paolo, come mi insegni tu, poi arrivano anche le cose, arrivano le proposte, arrivano le persone che in qualche modo magari ti vedono la trasmissione, vedono la persona. Allora poi le opportunità arrivano perché cambia la modalità, cambia l'energia con la quale affrontiamo le cose. Dimmi, Paolo. Ridevo perché l'altra sera, mentre c'era la diretta di il professore Maurizio Damiano, Egitto,
nella quale parliamo della, parliamo lo stesso dell'uomo, però parliamo dell'uomo proprio dalle origini fino a oggi, cercando di interpretare cosa è successo, insomma, nel tempo. Mi hanno scritto dall'Egitto antico. Mi hanno scritto dall'Egitto moderno. Mi hanno scritto delle associazioni facendomi complimenti per il programma, perché essendo loro in Egitto, dice, è molto raro che riusciamo a sentir parlare in giro con questa competenza dell'Egitto. Quindi, diciamo, sono arrivati questi complimenti e diciamo, c'è stato un aumento dei mi piace nella pagina, che è stato praticamente esponenziale rispetto al solito aumento che c'è. Quindi il discorso che dici tu, il tempo, la piattaforma, insomma, alla fine il fatto di provare e riprovare, no? Per esempio, una cosa che io dico sempre: no, io lo so fare, poi magari non lo so fare, però viene fuori qualche altra cosa rispetto a quella di origine che porta poi altre situazioni, quindi è buffo da raccontare. Però, che ne so, per esempio, no, la poesia la faccio e la racconto io, poi non l'ho imparata nella maniera giusta, però ci provo lo stesso a dirla, la poesia, a modo mio, e viene fuori un'altra poesia, non è che era quella che avevamo prestabilito all'inizio. È un po' come le dirette che facciamo noi, no? Anche se io ti chiedo qual è l'argomento, tu mi dici qual è l'argomento, e poi però siccome le facciamo lo stesso, perché il problema a volte è, dice, ma lo faccio o non lo faccio? No, fallo, non te lo devi chiedere, fallo. Esatto. Chiaramente si parla di fare cose che siano lecite, per esempio ci sono delle cose che non si possono fare a prescindere perché non sono giuste, ma laddove c'è diciamo, la possibilità di fare le cose, perché non farle? A me, guardano, mi hanno insegnato una cosa molto interessante e molto stimolante anche. Tutte le prove della vita che mi arrivano è perché io riesco a superarle. Non c'è niente che la vita mi dia di impossibile. Quindi io che cosa faccio? Sono strutturato in una certa maniera per affrontare certe cose e mi arrivano delle prove che dal mio punto di vista sono superabili. Un po' come le persone che si affidano a me. Quando mi viene qualche cliente che mi chiede di aiutarlo a risolvere qualche problema, io mi dico: ok, se l'universo mi ha mandato questa persona è perché io sono nelle condizioni di aiutarla. Quindi non ho dubbi, non ho nessun tipo di paura o di timore di non riuscire ad accompagnarla là dove vuole essere accompagnata, perché ho questa filosofia di vita. La vita mi mette davanti le cose che io riesco a risolvere. Devo solo trovare qual è il bandolo della matassa, devo solo vedere qual è la soluzione in mezzo al problema. E questo ti dà un'energia diversa. Diverso è il fatto, ed è quello il fulcro di questa puntata, il fatto di dire: capitano sempre tutti a me, questa è un'ennesima prova del fatto che io sono sfortunato, che io, e quindi mi abbandono e ho la reazione anziché avere l'azione. E quindi mi lascio andare, mettere a posto la ferita, ma te ne parlo per esperienza personale. Anch'io ho dovuto guardarmi dentro, anch'io ho dovuto fare introspezione, anch'io ho dovuto capire quali fossero le mie ferite limitanti, quindi le mie credenze anche limitanti, perché la ferita crea una credenza. Ho capito quali fossero le mie ferite, a quel punto sono riuscito a ottimizzare poi il tempo da dedicare a me stesso e da dedicare anche agli altri. E ti cambia la vita, ti cambia totalmente la vita. Bellissimo, bellissimo. Io quando faccio l'introspezione in me stesso mi perdo, perché siamo tantissimi dentro di me e succede un macello, perché c'è uno che ha ragione, poi l'altro ha pure ragione, poi c'è anche un altro ancora che c'ha pure ragione, hanno tutti ragione, quindi l'unico che ha torto alla fine poi sono io, che quindi... Guarda Paolo, se ti può consolare, uno studioso di angeologia
attraverso anche i concetti della filosofia antica che si chiama Kabbalah, ha definito i 72 nomi di Dio, che corrispondono a 72 angeli. Quindi entriamo un po' in un campo esoterico, poi molte delle persone che seguono sanno di che cosa sto parlando. Questi 72 nomi degli angeli corrispondono a 72 caratteristiche della nostra personalità. Quindi sappi che tu, più altri 71, in linea di massima, avete una riunione quotidiana su che cosa fare appena ti svegli, siete in 72. Quindi se ti può consolare questo... Se fai tuo questo, hai capito che insomma... La cosa grave è che sono tutte 72 che hanno lo stesso carattere. E che, diciamo, non è che ci sono caratteri diversi, hanno tutti un carattere molto forte. Quindi, diciamo, tu immaginati mia moglie che cosa deve sopportare. In 72 che arrivate lì, ma mangi anche per 72? Oh. Sì, sì. Vabbè, qua in Sicilia si mangia per 72. Lo so, questo è il problema maggiore, sì, sì, sì. Però questa è la definizione, quindi ci sono tante, abbiamo tante personalità, come ci siamo detti più volte. E equilibrarle tutte quante. Equilibrarle tutte quante e quindi utilizzare quella che ci serve nel momento in cui ci serve. In questo momento sei il guidatore di questa trasmissione, quindi sei il regista di questa trasmissione, in questo momento stai esprimendo la tua personalità di regista. Poi quando salirai a casa esprimerai la tua personalità di padre, di marito, e quindi sì, di amico se ti arriva la telefonata di qualcuno. Però dobbiamo equilibrarle queste sì, cose. Di casalinga, perché faccio pure la casalinga, stendo i vestiti, li stiro, poi faccio anche le pulizie di casa, lavo i piatti, oggi ho cucinato il pesce, faccio quello che serve, insomma, ci diamo da fare. Potrebbe sapere da Rosalba se è reale. No, come se è reale? No, ti giuro che è vero, non dico bugie. Rosalba, se sei in ascolto, per favore, sì, no, no, senza influenzarla, no, non lo sto influenzando, guarda, mani alzate. Niente. Noi uomini, e faremo una puntata sulla differenza tra uomini e donne, abbiamo una percezione della realtà che è un po' diversa da quella delle donne. No, che quando noi abbiamo 36,5 di febbre stiamo moribondi, loro hanno 40 e hanno il bambino in braccio, hanno il corpo, preparano la cucina. Abbiamo un po' una visione un po' diversa, per cui non metto in dubbio che la tua percezione della realtà di casa sia quella, ma è solo un confronto che insomma con sì, sarebbe necessario. Guarda, ha risposto. Aspetta, questa la devo mettere in onda perché è importante, importante per una questione di dignità dell'uomo proprio. Diciamo che è vero in parte, ok. Sì. Vabbè, sempre donna, non è che... Cioè, non è che... Vai, vai. Come sai, non andiamo in contrasto, ok? Va bene, Rosalba. E beh, è quello che pensavo anch'io poi, infatti. Come? Però... No. Allora, chiudiamo la trasmissione, per favore. No, va bene. Però questo è, capito, per chiudere, proprio per completare, perché credo che siamo andati un po' oltre, ma va bene. Dobbiamo rimettere in equilibrio tutto questo minestrone, come ti dicevo, che abbiamo. Cioè, gli ingredienti li abbiamo tutti. Possono fare un gran bel piatto, possono fare un piatto saporito. Non bisogna, come in cucina, esagerare troppo con una pietanza piuttosto che con un'altra, con il sale piuttosto che con il pepe, piuttosto che con le spezie. Un sano equilibrio ci porta a vivere una vita equilibrata per noi, quindi in relazione con noi stessi e in relazione con gli altri. Quindi direi che dalla prossima volta iniziamo ad affrontare una delle ferite e partiamo dalla base, da quella che è proprio la più immediata, così la spieghiamo e così magari qualcuno si riconosce in quel profilo e gli diamo anche qualche spunto per poter cominciare a lavorarci sopra. E poi aspettiamo il ritorno, come poi cambiano le cose. Bene, ottimo, va bene. Non vedo l'ora.
Il tempo passa, come tu sai, no? Il tempo sì. È relativo. Siamo già là. Nella fisica quantistica, di cui parleremo, perché ne abbiamo tanti di argomenti, apriamo tanti file, poi qualcuno lo dovremmo anche chiudere, c'è il concetto di multiverso, sì. Che vuol dire tanti universi nei quali noi viviamo e stiamo vivendo già il futuro, stiamo ancora vivendo il passato, stiamo vivendo il presente, e quindi siamo già a giovedì prossimo. Sai, parleremo di multiverso domenica pomeriggio. Dai! Sì, parleremo di multiverso con il programma Lo Specchio Nero. Interessante. Allora guarderò la diretta. Sarò uno spettatore anch'io. Vedi come si anticipano poi le cose. Non lo sapevo naturalmente. Vedi come poi le cose hanno tutto un filo. Si anticipano. Sì, sì, sì. È come essere già là, no? E quindi sono già là che sto guardando la trasmissione. Va bene, Gianandrea, grazie mille di questa diretta anche questa sera. E a te i saluti finali. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ok, allora io ringrazio te chiaramente che ti sei reso disponibile anche questa sera. Abbraccio tutti quanti, mando con il mio cuore, mando benedizione a ognuno in maniera che cominciamo a risuonare, cominciamo ad andare in risonanza, perché i cuori devono avere una risonanza, e segnatevelo. Giovedì prossimo ci vediamo e cominciamo questi incontri. È come se fossero proprio dei webinar. Cominciamo questi incontri e ci ragioniamo sopra. Vedrete che si scopriranno tante cose importanti e interessanti. Ringrazio ancora te, Paolo. Ringrazio API Web Radio, Namaste, e agevoliamo la sigla. Buonanotte a tutti. Namaste.